non sapevo, sono capitato qua, diciamo, quasi per caso, no? Sì, sapevo che si trattava della storia dei manifesti. E vi dirò che così ci sono venuto così per abitudine. Vi devo ringraziare veramente invece sia voi, diciamo, non è in servizio. Sia personalmente. Dai. Guarda che non sono un manifesto. Non sei un manifesto. No, è che non devo farmi vedere. Ma... a portare all'attenzione non solo dell'esterno, ma l'attenzione del nostro partito, perché si è dimostrato nei vari tentativi che in tutto questo periodo sono stati anche fatti di impossibile risoluzione. Ed è una cosa che mi ha fatto sempre vergognare. Molto più di tante altre cose che apparentemente sono più eclatanti, mi ha sempre fatto vergognare di essere italiano, perché è un reato talmente evidente, palese, va bene, che dovrebbe colpire l'attenzione di ogni cittadino e vergognarsi, sentirsi vergognato, perché è un'appropriazione indebita, va bene, che fanno, d'accordo, va bene, quindi insomma è una cosa, allora io veramente vi ringrazio. Perché questa volta mi sembra di intuire, anche perché voi siete certamente in grado di adoperare quello che oggi la tecnica mette maggiormente a disposizione in termini di comunicazione e di verifica e di controllo di questi avvenimenti, cioè internet e i sistemi informatici, perché proprio si possa aprire uno spiraglio in questo campo, perché anche il nostro paese, che giustamente deve tener conto dell'Europa, giustamente noi in particolare abbiamo sempre sostenuto che diciamo per un'Europa unica e non per l'unità dell'Unione dei paesi europei, eccetera, eccetera, tutto, che è tutto un insieme, che dimostra appunto, come oggi noi sosteniamo, che viva Dio, solo che mi vergogno. Va, lasciamo andare. Se c'è della gente che ha dimostrato di essere capace di vedere come si possono affrontare in Italia i problemi, bene, che il momento che stiamo attraversando, va bene, ci sottopone. Quindi questa candidatura che con la stella gialla, eccetera, noi poniamo, che può sembrare presuntuosa, può sembrare strafottente, può sembrare quel cavolo che volete, ma di fronte a questo esempio che voi oggi portate, va bene, sul tappeto, io dico sono tutti gli altri che si devono vergognare. E se, grazie a Dio ancora una volta, va bene, mi compiaccio perché dei compagni mi consentono di potermi rallegrare di essere stato e di essere tuttora radicale. Grazie Sergio Stazzano, Presidente del Partito. Vorrei far vedere ovviamente tutti i dati che ne diamo della classifica, di cui Antoniozzi è il singolo principale che viene classificato, ma il Partito Democratico è il partito più abusivo, è tutto documentato sul sito fainotizia.it, che fai, Sergio? Libro, per cui sfidiamo chiunque a smentirci. Vorrei ricordare che la cosa è molto semplice, basterebbe che la polizia fermasse un attacchinatore selvaggio, gli chiedesse chi è il suo mandante, cioè chi è il suo capo, andasse dal capo e lo interrogasse per sapere